Ho realizzato una top 8 sull'assurdità dei Pokémon. Non mi giudicate male, sono da sempre stato un grande appassionato dei Pokémon. Anche se, a dire il vero, mi riferisco solamente alla prima, massimo seconda generazione. Per il resto, vuoto totale. E non potete darmi torto. Quelli della mia età circa hanno visto nascere i Pokémon e se li sono goduti in tutta la loro bellezza. Prima il videogioco, poi l'anime ed è stata una vera rivoluzione. Poi siamo passati da questo a questo. Ma che roba è? All'ottava posizione l'invalicabile piantina di 20 cm che ti impedisce di proseguire lungo il tuo percorso. Maledizione, capisco Snorlax, ma questa è una piantina. Non riesci proprio a scavalcarla? Alla settima posizione l'inevitabile scontro che devi affrontare se per caso passi davanti ad un altro allenatore di Pokémon. Cioè, non c'è via di scampo. Se un allenatore di Pokémon ti vede, non puoi tirarti indietro. Combattiamo! 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 In sesta posizione le tecniche di apprendimento e di combattimento. Per esempio, certi Pokémon come Dodrio che non hanno le ali possono apprendere volo e altri che hanno le ali non possono volare. E ciliegina sulla torta, Geodude è un sasso che vola, ma non può apprendere volo. Per non parlare del fatto che un Pokémon esausto possa rompere e spostare sassi, nuotare, tagliare alberi e perfino risalire cascate. Pikachu, sposta quella pietra gigante! Pikachu. Ho detto, sposta quel masso gigante! Alla quinta posizione, allenatori Pokémon che ti sfidano e pretendono di vincere avendo a disposizione solo dei Magikarp. No, ma dico, stiamo scherzando? I Magikarp sono tra i Pokémon più inutili e meno offensivi della storia. Gennaro? Ma che ore sono? Volevo sfidarti a una battaglia Pokémon! Sono le 4 di mattina, Gennaro, ma che vuoi? Ma non c'è un orario, dai, che poi sono diventato molto più forte! C'ho mio Rattata, si è evoluto in Raticate, sono due Magikarp fortissimi! E senti, non possiamo fare domani? Domani mattina, dai, che adesso distrutto. Ah. Niente, proprio... Vado a dormire, eh. Ok, allora domani, mi raccomando, ci conto. Sì, 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 dai, ci vediamo domani, ok? Ciao, bello. Va bene. Ok, ci chiamo io. Senti, ma mi puoi aprire un attimo che mi fa freddino? In quarta posizione, il Team Rocket. Il Team Rocket è un'organizzazione criminale senza armi. Ah, sì, certo, come no. Ma la cosa più assurda è l'insistenza nel ripetere ogni volta quel maledetto motto di presentazione. Preparatevi a passare dei guai. Dei guai molto grossi. Basta, l'avete ripetuto centinaia di migliaia di milioni di volte. Mi scoppia la testa ogni volta che lo ripetete. Scelgo te! Squirtle! Attacco idropompe! Preparatevi a passare dei guai molto grossi. Proteggeremo il mondo dalla devastazione. Uniremo tutti i popoli nella nostra nazione. Preparatevi a passare dei guai molto grossi. Proteggeremo il mondo dalla... Preparatevi a passare dei guai molto grossi. Proteggeremo il mondo dalla devastazione. Uniremo... Oh no. Terza posizione, ci sono delle caratteristiche dei personaggi che proprio non mi tornano. Ad esempio,
Perché le infermiere Joy sono tutte uguali? Stessa cosa per le agenti Jenny. E perché Brock ha sempre gli occhi chiusi? Come fa a camminare con gli occhi chiusi? Solo in pochissime circostanze ha veramente aperto gli occhi. E allora qui mi chiedo, perché non li tieni sempre aperti? Perché Ash non invecchia mai? Forse dovrei solo smetterla di farmi domande. Seconda posizione, l'erba e le grotte. Non è possibile fare un passo all'interno di un campo o di una grotta che si viene assaliti da centinaia di Pokémon inutilissimi come Caterpie o Zubat. Non sto scherzando, ad ogni passo è una vera invasione. Wow! Il Monte Luna. Zubat. E in cima al podio, alla posizione numero 1, il fatto che si diventi allenatori di Pokémon a soli 10 anni. Ma è troppo presto! Dai, andarsene di casa e girovagare per il mondo a soli 10 anni. È decisamente troppo presto. E come se non bastasse, sei circondato da persone snaturate che ti spingono a farlo. Un bambino di 10 anni che se ne va di casa così, come se nulla fosse. No. Non esiste. Grazie a tutti per la visualizzazione. Ringrazio di cuore gli ODS per aver collaborato con me a questo video. Qui sotto trovate il link al loro canale. Vi consiglio vivamente di iscrivervi perché meritano davvero. Ringrazio anche Luca e Alex. Ciao, alla prossima!